Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questa seconda parte della serie su come imparare a programmare il linguaggio C. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per i commenti e per i feedback che avete postato nel primo video di questa serie e prima di cominciare con la spiegazione vera e propria vorrei aprire un paio di parentesi. La prima è che una persona ci ha scritto chiedendoci quali possano essere le applicazioni in C e quindi appunto ho deciso di aprire questa piccola parentesi e dirvi che ad esempio il sistema operativo Linux, ad esempio, è scritto quasi interamente in C e inoltre è naturalmente possibile sviluppare interfacce grafiche sia su Linux che su Windows con questo linguaggio di programmazione importando le apposite librerie e è un ambito nel quale anch'io personalmente non sono molto esperto, ma col tempo e con lo studio spero di imparare e poter essere tra i primi a potervelo spiegare, insomma. E poi altre applicazioni interessanti possono essere come questa, potete leggere dalla pagina di Wikipedia, praticamente la programmazione del microcontrollore Arduino si basa praticamente tutta sul linguaggio C con l'importazione di apposite librerie e con l'apposito programma di sviluppo. E, insomma, una volta che imparate a padroneggiare questo tipo di linguaggio, programmare questo tipo di microcontrollore che può essere utile per la domotica, per fabbricare dei prototipi e così, non sarà di sicuro un problema riuscire a configurarlo. E inoltre un altro tipo di applicazione, questa diciamo che è molto più complicata per i comuni mortali, mi metto io in prima persona, però il CUDA, il linguaggio CUDA sviluppato da Nvidia si basa praticamente interamente sul linguaggio C e permette il calcolo parallelo e la cooperazione sostanzialmente tra CPU e GPU, cioè tra la CPU e la scheda video. Comunque questa è solo una piccola parentesi perché questo assolutamente non sono capace di potervelo spiegare, è solo a scopo informativo, diciamo. E poi un'altra cosa che mi ero accorto che non vi avevo fatto vedere nella prima parte, infatti riprendo lo stesso codice di esempio, è che non vi avevo fatto vedere appunto i risultati che avevamo ottenuto con quel programma. E dopo aver salvato e compilato, come potete vedere, qui abbiamo il file del codice sorgente, esempio.c, che è un file che si può aprire con qualunque tipo di editor di testo. Adesso l'ho aperto con questo, ma potrei usare anche blocco note o appunto qualunque altro editor di testo, con l'unica differenza che se ad esempio lo apro con blocco note non vedo la formattazione dei colori come ad esempio quando l'ho aperto con Notepad++ oppure con Dev C++. Mentre invece se clicco sul file.exe scusate. Vabbè, comunque se clicco, perché hanno messo la pausa, comunque se clicco sul file.exe, eseguo il programma e mi viene appunto eseguito, mi vengono eseguite le istruzioni che ho ordinato appunto al programma di eseguire. Comunque poi raccoglierò anche tutti i codici sorgenti e in modo da poterceli scambiare, potervi fare vedere nel caso non vi quadrasse qualcosa. Adesso, sempre prima di cominciare, vorrei farvi vedere un'altra cosa, cioè come compilare il codice su Linux. Infatti ho aperto una macchina virtuale e cominciamo ad aprire il terminale. Ci spostiamo nella cartella di Dropbox e poi l'altra cartella. L'avevo creata, non mi viene in mente il nome, programmare in C, ecco qua. Programmare in C. Come potete vedere, ho condiviso la cartella, quindi vediamo esattamente lo stesso codice sorgente e l'eseguibile, che naturalmente, essendo un sistema operativo diverso, non potremo eseguire e quindi dovremo creare un altro file binario. Per farlo non c'è nulla di più semplice, basterà dare il comando
Una volta portati nella cartella dove è presente il codice sorgente, basterà dare il comando gcc e poi il nome del file. Quindi, esempio.c. Fatto questo, il codice è appena stato compilato e se rifacciamo ls, come potete vedere, abbiamo questo file a.out che non è altro che l'eseguibile. Quindi se facciamo punto slash a.out e premiamo invio, potete vedere che viene stampata la stessa stringa che avevamo ordinato di stampare, insomma. Se invece volessimo cambiare il nome del file a.out, potremmo rinominarlo adesso, oppure fare decisamente in modo più semplice, diamo gcc-o, lo chiamiamo esempio, e poi gli diamo il nome del target, cioè esempio.c. Se facciamo così, in questo modo abbiamo sempre compilato il file, però gli abbiamo anche dato un nome, quindi potete vedere che è comparso il file eseguibile esempio. Per avviarlo è esattamente lo stesso procedimento. E questo era solo per mostrarvi a grandi linee come si può agire allo stesso modo con Linux mantenendo esattamente lo stesso codice sorgente. E vi faccio vedere anche come poter visualizzare il codice sorgente. Ecco qua. Ok, adesso qui possiamo uscire e possiamo finalmente concentrarci sulla seconda parte di questa guida. Qui spengo la macchina virtuale, apriamo il nostro caro DevC++ e cominciamo a vedere di quello che ci occuperemo in questa seconda parte di tutorial. Cominciamo mantenendo la stessa intestazione, quindi includiamo la nostra libreria stio.h. E cominciamo a scrivere la nuova procedura principale. Quindi int main, aperta chiusa tonda e poi aperta graffa, e all'interno di questo blocco scriveremo la nuova parte di questo tutorial. Come vi ho già anticipato, in questa parte ci occuperemo della definizione delle variabili, accenneremo alla dichiarazione delle costanti e parleremo anche delle operazioni di input-output. Vediamo adesso quali sono i tre tipi di variabili principali. Quindi possiamo definire una variabile intera, poi definiremo una variabile carattere e poi definiremo anche una variabile decimale, che è detta float. Come possiamo già intuire, il linguaggio C è un linguaggio fortemente tipato. E questo cosa significa? Significa semplicemente che ogni variabile deve essere dichiarata prima di essere utilizzata e deve essere anche dichiarato il tipo di variabile che dobbiamo allocare in memoria. Quindi, appunto, definiamo se una variabile deve essere intera, un carattere oppure un decimale. Poi esistono altri tipi di variabili più particolari che poi nell'utilizzo che almeno per il momento facciamo non sono necessarie. Quindi questo è più che altro un esempio per farvi vedere un po' qual è l'approccio di dichiarazione delle variabili. Una variabile può essere dichiarata in questo modo, nel senso senza inizializzazione, viene semplicemente allocato lo spazio in memoria, ma all'interno di questo spazio non c'è niente, oppure possiamo inizializzarla direttamente a un valore. Ad esempio, in questo modo col simbolo uguale possiamo direttamente dare il valore 5 alla variabile A, e alla variabile B, visto che è un carattere, possiamo dire che è la lettera T di tecnologia su misura. Vedete che per la dichiarazione dei caratteri è importante che la lettera stia fra i due apici, mentre per la variabile float non la inizializzeremo, giusto per farvi vedere come può essere un'operazione di input di una variabile. Quindi lo daremo l'input dalla tastiera.
Comunque, adesso vediamo di leggere le due variabili che abbiamo appena dichiarato. Quindi chiamiamo una printf, apriamo la parentesi, apriamo anche le virgolette, quindi diciamo la variabile intera vale, intanto prima scrivo e poi naturalmente vi spiego. Qui facciamo andare, possiamo fare andare a capo e la variabile carattere vale percentuale C Ecco qua, adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente chiamato una funzione di stampa, quindi stamperemo la stringa che abbiamo scritta, ma questo l'abbiamo già visto nell'esempio precedente e concentriamoci sulle parti che non conosciamo. Quindi potete vedere questi simboli, percentuale D e percentuale C. Questi simboli speciali servono praticamente a dire al compilatore che al posto di questo percentuale D noi vorremmo stampare una variabile di tipo intero, cioè la variabile A. Mentre al posto di percentuale C noi cerchiamo di dire al compilatore che invece vogliamo stampare una variabile di tipo carattere che è B. Qui ci metto anche un simbolo di questo tipo in modo che si capisca meglio quando andremo a stampare. Mentre il backslash n, come vi abbiamo già spiegato nel video precedente, serve semplicemente per indicare al compilatore che vogliamo andare a capo. Quindi se adesso qui mettiamo sempre il return 0 per buona programmazione, quindi se adesso andiamo a compilare il codice, vediamo cosa salta fuori. Lo chiamiamo variabili punto C, lo salviamo come codice sorgente C e lo andiamo a salvare direttamente nella cartella Dropbox, così che poi sarà più facile andare, o se no provvisoriamente lo salvo qui e poi ve lo faccio vedere. Comunque, come potete vedere, abbiamo fatto l'operazione di stampa e vediamo la variabile intera vale 5, mentre la variabile carattere vale t, come esattamente avevamo previsto. Se invece vogliamo dire da tastiera quello che vogliamo assegnare alla variabile c, cioè quella decimale, semplicemente cominciamo a scrivere una printf e chiediamo definisci il valore della variabile decimale. Questo naturalmente non è necessario, ma però ci serve per capire quando si aprirà l'interfaccia da terminale quello che dovremo inserire. Senza questa stampa non sapremmo appunto cosa dover inserire. Quindi apriamo la funzione di input che è una scanf, dobbiamo semplicemente dire percentuale f, che è il carattere speciale che corrisponde al carattere decimale, e quindi andiamo a mettere il nome, l'indirizzo della variabile. Questo, come potete vedere, è diverso dalla dichiarazione della printf, proprio perché noi qui non andiamo a scrivere, cioè andiamo praticamente a scrivere all'interno dell'indirizzo della variabile. Per indicare l'indirizzo di una variabile si usa la E commerciale. E questo è un concetto che vedremo e approfondiremo meglio, anche, soprattutto quando parleremo dei puntatori alle zone di memoria. Comunque qui, sempre per capire meglio, mettiamo una printf e scriviamo
il valore della variabile decimale vale percentuale F, chiudiamo virgolette e scriviamo il nome della variabile. Quindi diamo il punto e virgola e a questo punto possiamo avviare la compilazione. Come potete vedere c'è l'underscore che va a intermittenza e questo ci indica che dobbiamo inserire un valore. Ad esempio possiamo mettere 3.14. Diamo invio e come potete vedere abbiamo assegnato questo valore alla variabile e ci viene riportato nel seguente modo. Questi zeri possono sembrare, cioè possono essere brutti da vedere, se li vogliamo eliminare dovremo semplicemente scrivere in questo modo punto 2 tra il percentuale e l'f. In questo modo il compilatore capirà che vogliamo solo stampare due cifre decimali. Quindi se ripetiamo la compilazione scriviamo ancora 3.4 3.14 e in questo caso stamperemo solo 3,14. Adesso usciamo e come potete vedere mi sono anche dimenticato un backslash n e questo è semplicemente un vezzo estetico perché prima mi faceva scrivere esattamente attaccato all'ultima lettera della stringa. Se invece faccio così e metto il backslash n, come potete vedere, l'input mi compare immediatamente sotto. Posso anche mettere più backslash n in fila per lasciare ancora più spazio. In questo caso, vedete, mi vengono lasciate 3 righe prima che mi venga chiesto l'input. Ecco fatto. Ultima nota che si potrebbe far notare è la definizione delle costanti. Se vogliamo assegnare un valore appunto che sia costante, che non sia modificabile, come può essere ad esempio il pi greco, possiamo dichiararlo prima del main e quindi prendiamo il cancelletto, scriviamo define, a questo punto diamo il valore della costante, ecco qua. La costante si dichiara in questo modo, quindi cancelletto define il nome della costante che per convenzione si scrive in maiuscolo. Fate attenzione a non lasciare spazi, se dovete lasciare uno spazio mettete un underscore e poi appunto il valore che vogliamo assegnare a questa costante. Se vogliamo stamparla, il discorso è esattamente lo stesso che abbiamo visto precedentemente, quindi scriviamo printf il valore della costante corrisponde a percentuale f perché è un numero decimale, quindi chiudiamo le virgolette. Virgola, e scriviamo pi greco. Quindi se ricompiliamo ancora un'altra volta, qui vabbè è quello di prima, ma poi dopo che abbiamo inserito l'input, vedete che è scritto il valore della costante corrisponde a 3.14. Qui ci siamo ancora dimenticati di mettere un backslash n e un altro backslash n, sempre per andare a capo, e questi servono fondamentalmente per avere un ordine proprio nelle stampe, perché se si dimentica il backslash n e tutte le stringhe vengono messe in fila consecutiva, poi si fa fatica a capire qual è il risultato di output. In questo modo potete vedere, tanto lo chiudo perché mi sono ancora dimenticato un'altra cosa, ci
il punto 2 per rendere la stampa del pi greco sempre più ordinata, quindi ancora F11, qui 23, e come potete vedere adesso è decisamente più ordinato, viene stampato in una linea successiva, il valore della costante corrisponde a 3.14. Vediamo ancora un'ultima cosa, cioè i commenti. Infatti, nel codice sorgente possiamo indicare delle zone di testo che vogliamo fare ignorare al compilatore. Queste zone sono parecchio utili, insomma, per aggiungere delle spiegazioni, quindi rendere il codice più comprensibile alle persone a cui lo passiamo. Quindi questi commenti si indicano col doppio, si possono indicare in un modo con il doppio slash. Quindi se mi metto in questo senso posso scrivere questa variabile carattere è stata inizializzata. Mentre un altro modo per indicare commenti su più righe può essere quello di scrivere slash asterisco e poi chiudere la zona del commento con asterisco slash. In questo modo, se salvo e compilo, come potete vedere, tutta la zona che è di codice che è stata racchiusa tra slash asterisco asterisco slash viene ignorata e quindi si parte direttamente alle stampe senza la parte relativa all'input. Mi rendo conto di aver messo un po' di carne al fuoco in questa seconda parte. Se non avete capito qualcosa, scrivetelo nei commenti che eventualmente la riprendiamo nella parte successiva oppure cerco di Imparerò a cercare di spiegarmi meglio nelle parti successive anche per magari ridurre le nozioni che introduco volta per volta, cercare di fare video molto più compatti, diciamo. Comunque spero che abbiate trovato interessante anche questa seconda parte e ci vediamo con la prossima.